Ragazzi, così, così non ci siamo. Allora, io ho visto su qualche pagina Facebook, immagino, adesso non me lo ricordo nemmeno, questa comparativa tra questa bicicletta qua che costa appunto 12.500 euro e questa moto qua da enduro che costa 11.330, insomma, quello che è. Perché vi dico che il paragone non sta né in cielo né in terra? Perché stiamo parlando di due oggetti molto differenti tra loro a livello di posizionamento di quel prodotto lì. Uno è un super ultra top di gamma. L'altra, una delle tantissime moto che ci sono in circolazione. La bicicletta in questione è una mountain bike con tutte le ultra tecnologie e con un prezzo veramente alto, altissimo. Da quel punto di vista lì, se noi volessimo affiancare una bici a una moto, dovremmo farlo con questa moto qui che costa 63.000 euro. Stiamo parlando di una Panigale V4R modificata con qualche accessorio, esattamente come piacerebbe averla. Qui si può fare il paragone, cioè stiamo parlando di un super ultra top di gamma, cioè volete una delle moto più esclusive al mondo? Ecco, spendete 60.000 euro. Volete una delle bici più esclusive al mondo? Spendete 12.500 euro. Quindi non è corretto dire che 12.500 una bici, 11.000 una moto, non c'è proporzione. Il produttore non costruisce il prezzo in base a quanto costa lui. Non funziona così, ragazzi. Non funziona così. Quella bicicletta lì, da 12.500 euro, a chi serve? Diciamo che serve a tutti noi. È chiaro che se ce la regalano siamo tutti contenti. Bene, facciamo un passo indietro. Dobbiamo pagarla, dobbiamo acquistarla. I casi sono due. Uno, ce lo possiamo permettere a livello proporzionale, cioè quando compro qualcosa io faccio una proporzione, cioè guardo quello che io posso permettermi ed è proporzionato a quello che vado ad acquistare. Quindi non mi compro una bicicletta super ultra top di gamma, perché teoricamente se io comprassi una moto, devo comprare una moto, non compro 60.000 euro di moto, compro una moto, potrei comprare una moto alla peggio sui 12-15.000 euro, che è già una cifra spaventosa. Un'automobile potrei comprarla sui 30.000 euro, una casa normale potrà costare intorno ai 200.000 euro nella normalità, bella maglietta potrà costare 100-120 euro. Se spostiamo tutta questa proporzione, dove una maglia può costare 300-400 euro, dove una casa costa 2-3 milioni di euro, dove un'automobile costa 2-300 mila euro, ecco che lì è proporzionata la bici da 12.500 euro. Io non riesco a comprendere questa cosa qui, perché tutti quanti noi sappiamo che non andiamo al ristorante stellato a spendere 400 euro a testa, o ci andiamo una volta nella vita. Non ci andiamo una volta al mese a spendere 400 euro a testa per mangiare, non ci compriamo, perché non possiamo comprarci una casa da 3 milioni di euro, non ci compriamo il SUV di Ferrari da 400 mila euro, però vogliamo la bicicletta da 12.500. Questa cosa qui mi crasha un attimino, perché ragazzi, stiamo parlando di proporzioni. Cioè, a chi serve una bici da 12.500 euro? A due tipologie: chi può permetterselo senza nessun genere di problema, oppure chi lo utilizza come per lavoro, insomma, per avere una prestazione di un certo tipo, per avere proprio quel gap di prestazione. Ma quante persone al mondo possono ritenersi in quella condizione lì di dire io compro una bici da una mountain bike da 12.500 euro perché devo sfruttare quell'ultima tecnologia che mi fa fare il super gap in avanti? 100, 200, 300 persone al mondo? Questa è la magia del marketing che hanno queste mega aziende, che riescono davvero a farvi diventare pazzi per una bici che non ha nessun senso per un amatore. A meno che questo amatore non abbia una Lamborghini in garage, una villa da 4 milioni di euro, una moto da 60.000 euro e non vada tutte le settimane a mangiare da cracco. Allora a quel punto sì, ha senso una bici da 15.000 euro. Questo è il mio punto di vista e come la ragiono io sulle spese durante la mia vita. Uno è libero di risparmiare su tutto per potersi comprare un oggetto dei desideri
e spendere una cifra folle per una cosa, quindi quello ci sta. Se uno la ragiona un attimino, è una condizione veramente spinta solo dal marketing. E anche questa cosa qua di voler dire sì, però una bici costa troppo rispetto a una moto, ci sono più pezzi, ci sono, ma sì, è vero, ma è chiaro che se noi analizziamo dal punto di vista di produzione, no, cioè quanto ferro c'è dentro una moto, quanto ma questo non serve assolutamente a nulla per stabilire il prezzo finale. Perché come una maglietta normalissima da 50 euro è già una maglia da paura, ma se la vuoi di Gucci gliene dai 250, il discorso è proprio solo quello lì. Non stiamo a fare questi paragoni con la moto da enduro, va paragonata a una bicicletta entry level base da 2000 euro, 1500-2000 euro. Io sono assolutamente favorevole a spendere tanto, per chi può permetterselo fa benissimo a spendere cifre astronomiche. Invece sono completamente contrario a chi si lamenta del prezzo perché non può comprarsi una bicicletta. Ma chi te li ha scritto? Cioè, da nessuna parte c'è scritto che tu ti devi comprare una bici da 12.000 euro. Guarda, non c'è scritto da nessuna parte. Siccome io ho delle mie proporzioni, ho acquistato anni fa una Canyon Air Road, l'ho pagata 4.800 euro nuova ed è una bici della quale io sono innamorato, va benissimo. Voi considerate che oggi a listino un top di gamma vale 3 volte la mia bici. Io le provo queste super top di gamma. La differenza tra una bici da 4.500 e 12.000 euro la fa forse quando vi fermate al bar con gli amici e dimostrate che voi avete speso 12.000 euro. La differenza probabilmente la può notare in bici veramente un professionista, o comunque se dovete veramente fare qualcosa, se dovete fare qualcosa. Se invece voi andate in bici per divertirvi, per passione, non c'è nessun bisogno di spendere quelle cifre lì. Ma se avete la possibilità di farlo, fate benissimo a farlo. Cioè, se io guadagnassi 3 milioni di euro al mese, sì, probabilmente mi sarei già comprato una Pinarello F verniciata in modo particolare, boh, non lo so, o addirittura mi sarei fatto fare una bici, una one-off, cioè una bici, perché poi si switcha, no? Quando c'hai veramente i soldi a pacchi, la bici da 15.000 euro diventa bella, però c'è di meglio, e si può sempre spingere sempre oltre, no? Detto questo, ci tenevo solo a dirvi che la proporzione che ultimamente vedo deve essere fatta con le dovute proporzioni, e questo è fuori dubbio. In più voglio congratularmi sinceramente con chi può andare a prendersi una bici da 15.000 euro, posarli sopra, uscire senza nessun problema. Con quelli mi congratulo. Con chi si fa i debiti per una bici da 15.000 euro, ragazzi, così non va bene. Scusate il pippone, ma era veramente doveroso. Ciao.